Ma spacco Comic Con! È un calco fatto in gesso del volto con la lavorazione del DAS per i lineamenti dello zombie. Questo è l'albo 47 Dead Man Talking, è ambientato a Napoli, ai quartieri spagnoli. Ebbe l'idea di inserire uno dei personaggi tipici che colorano Napoli e quindi pensai di inserirci Speech, perché ce lo vedevo in un contesto post-apocalittico come quello degli zombie. Non dice parole, a parte no, e però non ho avuto l'occasione mai di dire Speech nel fumetto stesso. La Vrizzola, quella Leggings e la tuta ghepardata e con i famosi orecchini a cerchio, come tutte le Vrizzole hanno qui a Napoli e provincia. È la cosiddetta pagliassa, cioè quella proprio sboccata, urla davanti a tutti, però è intanto quella forzuta del gruppo. Davide, lei è di quel grasso, ma il lugrasso che si fosse un po' più secca e ti dicesse wow, mi sei piaciuta, volessi stare con te. Invece noi sono proprio le Vrizzole e rappresentano delle donne che ce la fanno a sopravvivere in un contesto drammatico. Se erano insulti tu, insulto io. Andate a pensare in merda, muoviti! Ma che spacci male mi sembrava! Ah, abbiamo trovato una MILF mondiale vestita da Wonder Woman, mamma mia! Tu il personaggio lo scegli da come ti fa sentire mentre leggi il manga oppure guardi l'anime, quindi se ti rispecchi lui o lei o se vuoi essere come lui o lei. Hai una sensazione di pienezza dopo che hai completato il tuo costume e soprattutto ti senti realizzato quando ad esempio ti fanno delle fotografie, perché significa che il tuo sforzo è stato apprezzato. Tutti quelli che erano gli sfigati di quando ero ragazzino io sono diventati adesso tendenza, nel senso che tutta la moda di nerd, geek, eccetera, che erano proprio dei reietti quando eravamo ragazzini, mo è diventata una nicchia culturale che c'ha pure un suo seguito. Quindi è un po' quella la riscatta dello sfigato, secondo me. Penso a me da quando avevo 16 anni, ma pure adesso, però nel senso, se vogliamo fare da 16 anni con l'apparecchio e gli occhiali, magari è... funziona meglio graficamente, ma potrei dire pure adesso. Mi chiamo Shitai-san e sono morto investito da un'auto. Murarikuo dal Signore dei Mostri. Io non lo so perché mi sono vestita così. Direttamente da Made in Sud io sono venuto qua al Comic Con, sono Edoardo Guadagno e Mario Bros. Va bene, volevo dire una cosa importante. Io non mi sono vestito da Mario Bros. Tutti quanti mi stanno chiedendo, ma proprio tu sei Mario Bros, non ti sei vestito da Mario Bros. No, perché dovete sapere che praticamente qua stanno quelli che fanno i cosplay, che praticamente spendono i soldi e tengono i vestiti di Mario Bros meglio di me. Quindi se io mi vesto da Mario Bros faccio una brutta figura, capito? Allora ho evitato, sono buttato solo il cappello, tanti faccio la televisione, no. Non fa niente, si accontenta voi. Ti accontento. Wakasugi sensei, Napoli wa gozonji desu ka? So, shitemashita. Umi ga chikai itte imeji.海に近いことしかご存知じゃないんですか。そうでしたね、今までは。ああ、やっぱピザを投げつけたりスパゲティをちょっとかけたりする感じですか。で、音楽歌いながら。 24 ore su 24. Noi siamo in gioco 24 ore su 24 in modo tale da avere una maggiore immedesimazione all'interno dell'avventura. C'è sempre qualcosa di simile fra te e il tuo personaggio. Ovviamente puoi giocare tranquillamente lo psicopatico, il bipolare, puoi fare quello che vuoi, l'importante è che lo riesci a manifestare, voglio dire. Noi sospendiamo la credibilità in queste ore in cui giochiamo, credendo che tutto quello che ci viene raccontato, tutto quello che ci accade sia reale, sia vero. Mi raccomando, Batman fa schifo. È molto più carino Joker. Sono un assassino, sono qui per vendicare la mia famiglia, riportare l'ordine in Italia, sconfiggere i templari e impossessarmi della mela dell'Eden. Lilith è più diverso, Lilith è una disamina storica di quello che è stata la nostra storia, in cui io mi diverto ad analizzare periodi storici molto conosciuti o poco conosciuti, che però mi appassionano, e in cui mi diverto a far vedere come avrebbero potuto cambiare con una spuntarella di qui e una di là, ma come poi in definitiva tutto va nella stessa direzione di grande sopraffazione e di grande ingiustizia sociale e politica.
la stessa che ha caratterizzato la nostra storia come noi la conosciamo, ma che caratterizza anche la storia distopica di Lilith. A ogni dittatore uomo di potere mondiale, voglio dire, ha dentro un triacanto, che è quello che lo fa poi agire in una certa maniera. Fate l'amore, non fate la guerra. Yalla bagla! Sì, il freak nel mio fumetto è un vero freak, è un freak come l'uomo elefante, non è una persona ossessionata con il sesso, ossessionata con fumetti. Un freak veramente freak è l'esempio tipico dell'uomo elefante. Che state? Ci abbiamo fatto un accetto matrimonio. Io sono bello. Bello! Non ho bello! Io sono bello! Siamo dentro la città, ma penso che ci giocherebbero, perché il mio è un tipo di erotismo molto ludico, insomma, quindi penso che giocherebbero alle bambole con una gigantessa così enorme, anche penso perfino Berlusconi non oserebbe fare delle avance, quindi cambierebbero sicuramente la società. Però quando a Napoli noi ci impegniamo, le cose vengono meravigliose, quindi siamo qua, c'è stato un sacco di gente, tutti gli autori più importanti stanno qua, italiani, internazionali, cioè quelli che non vanno da nessuna parte stanno qua, per cui bisogna solo, ci dobbiamo mettere l'anima in pace, quando noi facciamo una cosa siamo capaci di fare questo e altro, poco forse ci sfasteriamo, perché lei.